Bentrovati come sempre qui dal complesso turistico Averno dei Fratelli Damiani, siamo a bordo Piscina perché il tempo clemente ce lo consente ancora, nonostante siamo quasi alla fine di settembre. L'ospite di oggi è una persona molto autorevole, sono con il professore ingegnere Edoardo Cosenza, ordinario di tecnica delle costruzioni presso la facoltà di ingegneria Federico II di Napoli, nonché il preside della stessa facoltà di ingegneria dal 2005 al 2010 e che poi si è dimesso per fare l'assessore ai lavori. Pubblici e Protezione Civile dal 2010 al 2015, poi dal 2012 ha avuto anche la delega ai grandi progetti. Scusatemi, ho dovuto leggere perché sono tanti gli incarichi che ha ricoperto il nostro ospite che avevo paura di dimenticarne qualcuno. Quindi un'esperienza un molto intensa che adesso si ripropone in maniera diversa. Cioè come si trova dopo questa esperienza appunto di assessore a tornare all'insegnamento? Ma bene perché insegnare all'università è qualcosa sempre di speciale con tanti ragazzi appassionati che entrano dopo l'esperienza liceale e vogliono diventare ingegneri, quindi ragazzi appassionati. Poi la mia è una materia tecnica delle costruzioni che è una materia abbastanza amata perché insegna le costruzioni. Poi sono stato anche devo dire, molto festeggiato sia dagli studenti che dai, che dai colleghi, quindi è stato un un bellissimo ritorno all'insegnamento, poi un mestiere molto meno stressante che no? l'assessore, è... specie alla protezione civile nella regione Campania, quindi un bel ritorno, mi sto dedicando, utilizzo la mia esperienza per dedicarmi a una serie di cose, Noi abbiamo per esempio la nuova sede a San Giovanni a Teduccio nell'ex Cirio, Stam... stamattina sono andato a vedere il cantiere che aprirà aprirà l'anno prossimo, quindi avremo questa nuova sede bellissima, modernissima, in una zona ex industriale che cambierà il suo volto a partire da questo nostro insediamento. Quindi tante cose belle eh, da fare, ritorno al mio vero amore, diciamo, che è l'università. Possiamo invertire poi in questo modo la domanda, perché qual è l'esperienza di un professore, di un ingegnere come poi assessore tecnico nella regione? Beh, è un'esperienza intensa che sicuramente è arricchita poi con, con personalità, che tutti i miei colleghi assessori hanno grandi personalità, con un presidente come Stefano Caldoro che è sicuramente un gentiluomo persona di grande esperienza, è stata una bella esperienza naturalmente un ingegnere come dire, è abituato a grandi efficienze del sistema e naturalmente la politica ha un'efficienza minore che non quella di un ingegnere quindi avrei voluto fare più cose, però diciamo molte cose sono state fatte certo, avendo la protezione civile la delega alla protezione civile che è una delega che ha a che fare con tanti problemi, con le alluvioni, con i rischi terremoti, con il rischio anche il rischio vulcanico è un'esperienza anche che è forte dal punto di vista caratteriale ma insomma sono, sono contento di averla fatta di aver accettato questa proposta che mi fu fatta nel 2010 sicuramente una, 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 un arricchimento certo si poteva fare anche di più però in un periodo di crisi come quello che abbiamo attraversato direi che sono, sono soddisfatto. Dal punto di vista almeno personale come esperienza è stata una grande, una grande esperienza, quindi sicuramente il bilancio è positivo. è positivo, sì. Allora, professore, preferisco chiamarla così, allora, perché so che il professore in quanto tale ha sempre questa, questa caratteristica nel cuore, ecco, anche l'esperienza politica, parlo anch'io per la mia esperienza. Penso che il professore, so un po' da libro cuore, però chi veramente ama questo lavoro gli resta nel cuore. Torniamo un po' alla politica. Cioè, quali sono quei problemi che magari erano stati avviati a soluzione e che devono essere portati avanti adesso dalla Giunta De Luca, magari nei vari campi, quello della protezione civile, quello dei grandi progetti? Sì, in questi anni in protezione civile eh, abbiamo lavorato molto su alcuni temi. Diciamo, per esempio, siamo qui in zona dei Campi Fegrei e non posso non ricordare. Il lavoro che abbiamo fatto nella nuova definizione della zona rossa dei campi ferrei, anche dalla zona gialla, di comune accordo con, con la protezione civile nazionale, abbiamo varato i gemellaggi con le, nuove, con le regioni, però bisogna ancora fare molto in questo campo perché ci vuole un lavoro di forte collaborazione nazionale. Perché quando sono arrivato c'era una zona rossa dei campi ferei, tra l'altro anche molto poco conosciuta. Ma non c'erano i gemellaggi in caso di evacuazione e i gemellaggi devono passare anche per, la, per lo Stato, per la conferenza Stato-regioni, perché devono essere accettati dalle altre regioni che alcuni cittadini campani in caso di malagurata evacuazione debbano andare nelle altre regioni. Quindi ci vogliono ancora dei passaggi nazionali che vanno seguiti con grande attenzione. Lo stesso per l'area la, a rischio vulcanico del Vesuvio, dove abbiamo rivisto la zona rossa, rivisto la zona gialla quindi su questo bisogna lavorare con grande determinazione ma soprattutto ci vuole la continuità della collaborazione con la protezione civile a Roma perché è un lavoro che da solo la regione non può fare. Poi i piani di emergenza che noi riuscimmo a finanziare, i piani di emergenza di tutti i comuni della Campania, quasi tutti, 530 su 550 compreso Pozzuoli, compreso Napoli, compreso tutti i centri più rilevanti però vanno seguiti con attenzione perché i comuni hanno bisogno che la regione li supporti, li aiuti, perché spesso, spesso i comuni non hanno le risorse tecniche adeguate. Quindi è un lavoro che va finito entro il 2015 perché sono fondi europei. Questo, anche su questo spero che la Giunta de Luca ma, insomma, voglio essere ottimista, ma insomma, spero che la Giunta De Luca prosegua perché è un'attività cruciale per i cittadini. Cioè, I cittadini devono avere dei piani di emergenza adeguati, semplici, conoscerli non volumi interi di carte che nessuno legge, quindi dei piani di emergenza molto semplici da diffondere e hanno le risorse per farlo, quindi questo è molto importante. E ancora un altro lavoro che era stato iniziato, che è quello dei presidi territoriali, che era una coppia di ingegneri, di un ingegnere e un geologo che in caso di preallarme d'alluvione vanno a aiutare i sindaci, che è pure un'altra operazione molto importante che abbiamo varato insieme all'Ordine dei Geologi e all'Ordine degli Ingegneri, un'attività che va portata avanti, perché l'esperienza è che in caso di, di allarme meteo non sempre i comuni sono attrezzati, sempre per lo stesso motivo, perché spesso hanno carenza negli organici e quindi questo, questo aiuto che noi abbiamo progettato, programmato, che è in fase molto avanzata, gli manca pochissimo per essere applicato in tutta, in tutta la campagna ed altro è un'altra misura eh, importantissima per la sicurezza dei cittadini. Poi lei citava, citava i grandi progetti. e I grandi progetti sono la grande scommessa dei prossimi anni. Per esempio, tutta la depurazione del litorale domizio da, dal Garigliano fino a arrivare ai laghi Flegrei è tutta finanziata. Quindi, diciamo, per esempio, c'è un grande progetto che si chiama Laghi Flegrei, che sostanzialmente è la messa in continuità, la messa a norma di tutto il sistema fognario dei comuni Flegrei per non inquinare i laghi Flegrei, che poi a loro volta inquinano. Il mare, qua i lavori spesso sono anche partiti, però vanno anche questi seguiti con, con, con determinazione. La, la messa a norma degli impianti di depurazione sui Reggi Lagni è un altro tema pure completamente finanziato che va, va seguito. La messa in sicurezza del fiume Sarno. Quindi sono tutti i finanziamenti che abbiamo ottenuto dall'Europa, molto grandi, molto importanti, progetti già approvati, gare già fatte, ci vuole continuità nel seguirli, ci vuole una certa vorrei dire passione nel seguirli, quindi non un approccio burocratico ma un approccio come dire, appassionato, tecnico che li segue perché sono la scommessa, la scommessa dei prossimi anni per la campagna. Altre cose si stanno già realizzando, si sono realizzate, la metropolitana di Napoli va avanti con i fondi europei, quindi quella non ha problemi, la banda ultralarga pure i... I cavi a fibre ottiche sono stati messi praticamente ovunque in Campania, adesso ci manca solo il passaggio finale per arrivare ai cittadini, ma quello è un lavoro che sostanzialmente finisce entro l'anno. Quindi alcuni finiscono, altri vanno seguiti con grande intensità, direi soprattutto tutti quelli legati alla depurazione, perché la Campania ha una risorsa straordinaria, turistica, spiagge meravigliose. Da dove siamo fino, fino al Garigliano, cioè una delle coste più belle del mondo che però è assolutamente sottoutilizzata rispetto alla potenzialità che ha. E poiché i fondi ci sono tutti per il disinquinamento, i lavori sono stati anche in gran parte appaltati e adesso vanno, vanno seguiti. Ma non ho dubbi che, che la giunta De Luca eh, li seguirà, perché insomma, sarebbe abbastanza assurdo non andare avanti su questa strada. Ingegneri, visto che abbiamo parlato di zona sismica ed evacuazione, approfitto della sua presenza qui, perché uno degli argomenti che spesso seguiamo sui giornali e che divide un po' l'opinione pubblica è eh, l'utilizzo dell'energia geotermica. C'è chi sostiene che questi scavi potrebbero appunto, alterare la situazione nostra che c'è del vulcano e potrebbe creare altri danni, e c'è chi invece sostiene che l'utilizzo di questa energia non creerebbe nessun problema conseguenziale. Insomma. Beh sì, diciamo certamente abbiamo sotto di noi una quantità di energia sostenibile, gratis, diciamo enorme, quindi diciamo, se riuscissimo a sfruttare l'energia geotermica di queste aree probabilmente potremmo servire energia a basso costo per tutta la campagna, però questo certo non si può fare a scapito della sicurezza. È un tema, come giustamente dice lei, molto dibattuto. In realtà a Bagnoli... C'era un progetto internazionale di, di ricerca, il Deep Drilling, che è stato molto diciamo, contestato, molto talvolta criticato, però poi in piena sicurezza il pozzo è arrivato fino a 500 metri di profondità, controllato da praticamente da tutte le istituzioni scientifiche del mondo, perché era un progetto internazionale con... con uh, l'Istituto di Geologia, l'USG degli Stati Uniti, con gli istituti tedeschi, quindi c'era il massimo controllo possibile, sono arrivati a 500 metri senza nessunissimo problema, hanno avuto risultati scientifici di grandissima importanza, perché scendere a 500 metri in maniera controllata vuol dire capire anche tutta la storia delle eruzioni vulcaniche di, anche di 100.000 anni fa, quindi molto fitti. Lo studio deve, dovrebbe continuare con una perforazione più profonda fino a 3 chilometri attualmente è fermo. E certamente i cittadini si allarmano più del dovuto e certamente in tutta quest'area di Flegrea siamo pieni di fori di 3 chilometri, solamente che prima si facevano e quasi non li si diceva negli anni 50-60, perché di ispezioni energetiche nei decenni scorsi ne sono fatte tante. Quindi diciamo, non, non, è, non sarebbe una novità e questo sarebbe uno scavo molto controllato. Però obiettivamente in, non si può fare nulla contro la volontà dei cittadini, quindi tutto va eh, concertato con, con i cittadini, va studiato assieme, bisogna, 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 bisogna mostrare. Credo che se, a mio parere si potrebbe fare, ma solamente però con un convincimento pieno dei cittadini, sentendo i veri scienziati e non i sedicenti scienziati, diciamo, magari anche internazionali, perché, perché a fronte di un rischio probabilmente molto piccolo, qua sotto c'è una risorsa energetica molto grande. Certo, in altre parti della Campania, anche noi abbiamo avviato, anche nel Casertano, degli... Pozzi geotermici, come si dice, a bassa o media entalpia, qui sarebbe tanta entalpia, cioè sarebbe un'enorme energia. Nei campi fegrei o a Ischia, dove ci sono i luoghi geotermici più importanti, perché sono anche collegati alla zona vulcanica. Certamente forse è meglio partire da bassa entalpia o media entalpia, perché quella non dà davvero problemi, la si sfrutta in tutto il mondo ed è una risorsa veramente eh, rinnovabile, cioè ce n'è un quantitativo. Eh, enorme, però va fatto un'opera di, 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 di sensibilizzazione dei veri rischi quali sono, a mio parere sono molto piccoli, però anche a mio parere molto difficile convincere i cittadini, io abito non lontanissimo e quindi diciamo, lo dico, lo dico eh, da cittadino che vive in queste aree, non è un cittadino che vive in un'altra città, in un altro paese, non vedo il clima giusto per, per l'alta entalpia anche per piccoli impianti, sicuramente per la media o bassa, dico che noi stiamo perdendo una risorsa che ci finanzierebbe per decine e decine di anni tutto il patrimonio energetico della Campania. cioè la paura è un po' esagerata. Quindi, un pochettino di rischio, ma proprio veramente molto basso. Vedo più paura del, 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 del dovuto, almeno questa è. È la mia opinione, però, discutere, 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 non stare a sentire voci isolate o allarmiste che a volte vogliono solo pubblicità, e eh, questo va chiarito. Anche nel mondo scientifico c'è cioè, sì, chi cerca solo pubblic pubblicità, quindi discussione, discussione, discussione. Un vero peccato non sfruttare questa enorme quantità di energia che abbiamo. Io vorrei tornare un po' a parlare adesso del mondo universitario. So che ci sono dei problemi per quanto riguardano la facoltà di ingegneria, ma in genere l'Università Federico II in generale. Vorrei un po' parlare con lei di questi problemi e anche eventualmente parlare delle prospettive. Sì, diciamo, io essendo insegnando ingegneria, essendo stato il presidente della, della facoltà, conosco meglio i problemi di ingegneria. Ingegneria, diciamo, gli studenti hanno grande fiducia verso ingegneria, no? perché forse non tutti sanno che da molti anni la facoltà con più iscrizioni a ingegneria, non altre umanistiche. Spesso si pensa che non sia ingegneria, in realtà ingegneria ha 3.000 nuove matricole ogni anno, anche quest'anno ha 3.000 studenti che si iscrivono e vogliono diventare ingegneri e, e gli ingegneri poi napoletani in genere trovano, trovano sempre lavoro, quasi sempre lavoro, magari non sempre... A Napoli. Con questi numeri certamente c'è un problema di spazi, però come ho avuto modo di dire anche prima, la nuova sede di, a San Giovanni a Teduccio, Ex Cirio, dove io conto tutti noi professori della facoltà di ingegneria, contiamo che esattamente fra un anno, il prossimo settembre, almeno mille studenti, magari provenienti dal bacino est, di Napoli e della Campania potranno andare in questa sede modernissima, che è bellissima quando sarà aperta alla città, fra pochi, poche settimane. I laboratori sono già aperti, però, fra poche, fra poche settimane, forse già nel mese di ottobre, noi apriremo completamente anche alla cittadinanza. Ecco, tra un anno avremo molti meno problemi di spazio. Adesso, se si va vale nelle nostre aule, si trovano aule affollatissime, perché sono i primi giorni. I corsi sono partiti da pochissimi giorni, si trovano studenti appassionati, ma aule molto piene, ci sarà un'enorme diciamo, eh, decompressione. Poi i problemi dell'università sono soprattutto che bisogna fare spazio ai giovani, diciamo, bisogna creare possibilità per i giovani ricercatori. Questo è un punto all'attenzione dei, re, dei, dei rettori, anche del nostro rettore Gaetano. Gaetano Manfredi, che tra l'altro ho l'onore di essere stato il suo professore, ci cioè ha fatto la tesi con me, abbiamo lavorato moltissimo insieme scientificamente, quindi diciamo è, è certamente un, giovane, un giovanissimo rettore, quindi certamente il problema dei giovani è nel suo cuore. Quello che dovrebbe fare il governo è finanziare un piano speciale straordinario per i giovani ricercatori, questo, questo dovrebbe fare il governo perché bisogna dare la possibilità ai tanti giovani branissimi che abbiamo di poter rimanere. All'università, quindi questa sarebbe un'azione sicuramente intelligente e eh, cruciale. E poi la Federico cioè Napoli è una delle più grandi città universitarie del mondo, perché il sistema complessivo dell'università a Napoli ha 100.000 studenti, quindi in una città di un milione, un poco meno di un milione di abitanti, 100.000 studenti è un rapporto meraviglioso, diciamo. Quindi di fatto con tutto l'indotto che c'è, se consideriamo i ristoranti, gli alberghi, il, i bar. Eh, diciamo gli studenti che devono vivere nel, nelle case o, nel, o nelle residenze in realtà è una grande città universitaria perché poi Napoli è anche la città più giovane d'Italia quindi voglio dire non è manco cioè dare una speranza di un futuro migliore a questi giovani è importante quindi tutto quello che si investe all'università a mio parere è un investimento per i giovani per i nostri meravigliosi giovani quindi c'è cioè, eh, poi le difficoltà sono quelle che ci sono anche in una città complessa come Napoli, cioè gli studenti a Napoli convivono con il tessuto napoletano con tutti i suoi pregi e i suoi difetti, questa è, questa è la verità. Quindi, vivono in una città meravigliosa, però che a volte ha dei problemi, è inutile che, è inutile che ce lo nascondiamo. Quindi, tutto quello che rende migliore la vivibilità di Napoli e, e rende migliore la vivibilità di centomila studenti e, e alcune decine di migliaia di, di impiegati, di professori, quindi, un sistema. Molto grande, ma è vero che è molto nel mio cuore. Ma torno a dire: abbiamo il rettore giusto, cioè abbiamo l'uomo giusto al posto giusto. Tra l'altro, da pochissimo è stato eletto da tutti i rettori presidente della conferenza dei rettori, che, cioè il, il coordinatore di, di tutti i rettori d'Italia. Dei italiani è, na, è, è un napoletano, il rettore della Federico II, il che di questi tempi è un segnale fortissimo che la Federico II dà e che l'Italia abbia voluto ricevere, cioè tutti i rettori italiani sono coordinati da un rettore napoletano che, che è stato suo alunno, che è stato mio alunno, ma questa è, questa è una questione come, di fortuna, diciamo, però è molto, molto importante perché l'interlocutore diretto del dell'università col ministero è un professore della Federico II, il che ovviamente è una cosa molto importante. Allora, visto che abbiamo parlato di orgoglio napoletano, io penso che eh, uno dei punti cardine su cui bisognerebbe, professore, puntare appunto per potenziare questa nostra realtà dovrebbe essere la ricerca. Non so se lei pensa che si faccia abbastanza o bisognerebbe fare qualcosa di più in questo senso. Ma, eh, si fa abbastanza, ma ci vuole di più, anche perché noi abbiamo da un lato un ingrediente importantissimo che sono i giovani brillanti, fantasiosi dagli occhi vivi dei napoletani, dei campani. Dall'altro certo viviamo in una realtà che industrialmente non è, non è al top, quindi è inevitabile che ci voglia un maggiore intervento pubblico per favorire i, i ricercatori, i laureati e i ricercatori. È difficile che sul breve i nostri bravissimi laureati possano rimanere tutti da noi perché poi sono attratti dai grandi centri industriali, dai grandi centri di, di ricerca, quindi sul breve è molto difficile. Peraltro come dire, esportare in, ragazzi intelligenti è un'esportazione di, comunque bella, eh, non è, poi spesso ritornano, però bisogna, bisogna porre le condizioni affinché possano continuare a fare ricerca e soprattutto ricerca applicata, quindi creare anche nuove, nuove imprese, nuove industrie, magari a, a tecnologia avanzata, perché il manufatturiero oramai è, è davvero poco probabile nelle, nelle, nostre, nelle nostre città, nelle nostre nazioni, perché oramai si produce dove la manodopera costa pochissimo, quindi, però invece tutta la tecnologia avanzata è ancora un campo importante per noi, nel campo dell'aerospazio la Campania deve rimanere ai primi posti, nel campo dell'ingegneria strutturale, nel campo dell'ingegneria chimica e dei materiali. Quindi questi sono investimenti importanti e il pubblico deve far di più ancora proprio per compensare eh, un, un settore diciamo, industriale che nel mezzogiorno è è sottomedia, diciamo la verità, così come in infrastrutture bisogna puntare, quindi fondi europei investiti per nuove strade, nuove ferrovie, in trasporti migliori, eccetera. favoriscono questo, quindi il pubblico può fare la sua parte e noi rimaniamo, come dicevo, la, la città e la regione più giovani d'Italia, quindi abbiamo questo, abbiamo questo straordinario patrimonio dei nostri giovani, che va, va curato, va assolutamente curato, chi vuole rimanere a fare ricerca, ma io lo dico in tutti i settori, eh, perché noi poi con una regione che è così importante dal punto di vista archeologico, dal punto di vista storico, mh, dobbiamo avere anche il meglio in questi settori, perché serve a valorizzare i nostri, il nostro straordinario patrimonio, oppure le percentuali di giovani laureati in giurisprudenza che vince il concorso per notaio per magistrato in Campania rimane altissimo in Italia, quindi anche i recenti dati lo dicono. Cioè, noi in realtà abbiamo un patrimonio da coltivare che non è solo nel campo scientifico che, che è più il mio, ma anche in tutti gli altri campi della medicina, della biologia su cui bisogna, abbiamo il dovere di, di puntare perché. Il nostro futuro è collegato ai nostri figli, e ai nostri giovani, che, che, che rimangono obiettivamente smart, rimangono con, con gli occhi più accesi che si incontrano, cioè, cioè rimangono dei ragazzi con gli occhi brillanti. Lo dico io che vado a lezione e ne vedo tanti di questi occhi, quindi rimaniamo nel DNA eh, vivaci, dobbiamo utilizzare tutta questa nostra vivacità correttamente, certamente la ricerca e le attività ad alto valore aggiunto sono qualcosa da perseguire. Allora, questa immagine degli occhi mi piace moltissimo. Quindi, questo vulcano, questi vulcani che ci fanno tanto tremare, forse sono proprio questi che ci danno questa marcia in più, questa forza. Per cui, i nostri giovani sono veramente il nostro fiore all'occhiello e lo dobbiamo ribadire. Nei posti più importanti, più salienti in tutte le parti d'Italia, forse c'è un meridionale, o meglio, un napoletano. Ingegneri, io la ringrazio per averci dedicato un po' del suo prezioso tempo. Ringrazio voi per l'attenzione e vi aspetto al prossimo incontro. Grazie.